Buonasera a tutti, ai nostri spettatori di Kinodromo. Siamo in registrata, ma manderemo questo contenuto la sera dell'8 marzo. Questo 8 marzo non ci sarà un film scelto da Kinodromo sulla nostra solita piattaforma OpenDDB, distribuzione dal basso, ma lanciamo una presentazione di un nuovo film documentario di Maria Arena. Regista siciliana, ma ora milanese, e ovviamente noi vorremmo portare nella nostra sala di Kinodromo in via Petralata questo film appena riapriranno le sale e Maria ci raggiungerà. Però in questo caso lanciamo il trailer e la presentazione del suo nuovo lavoro qua in occasione della data dell'8 marzo, visto che il film è a tema. Il film è un lavoro di documentazione di ciò che il movimento Non Una di Meno ha fatto in risposta alla violenza di genere tra il primo sciopero globale delle donne dell'8 marzo del 2017 e all'8 marzo del 2020. Quindi un lavoro che si articola su 3 anni di tempo. Niente, vi introduco alla nostra ospite che è Maria Arena. Ciao Maria. Ciao, E ciao. ovviamente con noi abbiamo anche la presidentessa di Kinodromo, Maddalena Bianchi. Abbiamo Giulia Ciao. Silano come mia assistente nella produzione cinema e in regia occulta Andrea Pedrazzi, Ciao. che ringraziamo, che sta tenendo le registrazioni di questa intervista. Allora, io direi che possiamo partire con le domande. Forse Giulia aveva già una domanda di partenza, Giulia? Partirei subito dal titolo perché ancora prima di guardare il documentario mi sono chiesta che cos'è questo terribile inganno. Terribile inganno. Il terribile inganno appartiene proprio a tutta la riflessione che faccio nel film, perché il film è una documentazione appunto del movimento Non Una di Meno dal 2017 al 2020, quindi proprio dal primo sciopero all'entrata nel lockdown, questi sono i due argini, però è anche un film dove io mi metto in scena per la prima volta come documentarista, sono proprio visibile nel film, perché nel film io parto da me. Che poi è una postura femminista che mi è piaciuto rispettare, cioè non è un film sul movimento, è un film del movimento, è un film che, di una donna che sono io, che è cinquantenne, quindi che ha costruito alle spalle la professione, la famiglia, no? Tutte le cose che magari possono accadere nell'arco di tempo lungo che io ho alle spalle, e che andando allo sciopero, al primo sciopero globale del marzo del 2017, scopre questo movimento e in qualche modo si attiva una riflessione sulla situazione della donna contemporanea, sempre a partire da me, perché sono una donna contemporanea, però matura, e quindi anche con un passato che viene riletto con la lente, diciamo, di questo nuovo movimento, no? Viene riletto perché per la prima volta mi domando appunto se tutto quello che ho vissuto l'ho vissuto consapevolmente, se ero consapevole che ancora c'erano delle forme di violenza, magari le ho vissute durante la mia vita, ma non me ne ero accorta, così quando uno è preso da tutta la vita, non avendo subito poi delle violenze particolarmente efferate, diciamo. Però in qualche modo mi rendo conto che è un inganno quello della situazione della donna contemporanea o della donna, insomma, in questi ultimi 30 anni che posso avere appunto sperimentato da adulta, no? Un inganno è diciamo, il fatto che ci sia una parità, che non è vero. Un inganno è che i libri di testo non abbiano figure femminili. E non è vero, un inganno che la scrittura, la letteratura femminile sia, la letteratura scritta da donne sia femminile, cioè sia solo per le donne, non è vero. Un inganno è che dobbiamo crescere con la figura dell'eroe, tutte, mentre ci sono anche le eroine, ma non le vediamo. Ma perché non le vediamo? Perché qualcuno ha deciso di non metterle nei libri e questo non è vero. Quindi è un inganno, c'è un grande inganno, insomma, nella mia vita e nella vita di molte altre. E mi auguro che le giovani che ho conosciuto, e quindi questo movimento, ma anche le giovanissime che ho visto aderire al movimento e quindi farsi delle domande e dire sì, c'è il patriarcato, mi auguro appunto che si faccia qualche passo avanti. Siamo nel 2021 e insomma anche il Ministero dell'Istruzione potrebbe agire sui libri di testo. Non è solo un problema diciamo della conquista o della difesa dei diritti, è un problema proprio che riguarda l'immaginario. Quindi l'immaginario che io ho ereditato è un inganno. Ecco, questo per dirlo un po' brevemente.
E mi sembra di capire che tu ti sia approcciata al movimento femminista per la prima volta con Non Una di Meno, che non fosse una persona che proveniva da movimenti simili o che abbia un passato di mobilitazione femminista. Però ti volevo chiedere lo stesso da osservatrice del tuo presente, quale sei e in qualità di donna, cosa differenzia secondo te Non Una di Meno dai movimenti che ci sono stati in precedenza e quindi cosa ti ha attratto particolarmente nell'approccio con questa nuova idea, no, di quello che deve essere il movimento femminista? Sì, ecco, sono un po' due domande, cercherò, in caso se non riesco a coprire la seconda me la dimentico, magari me la Va ricordo. bene. Allora, la prima che riguarda appunto il fatto che io non sono, in passato non sono stata un'attivista, non ho fatto parte, sì, ho frequentato ovviamente i centri sociali, sono una persona che si è sempre interessata in questo modo, però in un modo individuale, non sono un'attivista, non sono stata un'attivista. E ho avuto anche, diciamo, questo, diciamo, è stato determinato all'inizio anche dalla mia educazione. Io comunque ho avuto un'educazione, fino ai 18 anni ho avuto un'educazione molto protettiva, quindi proprio era un altro mondo per me quello dell'attivismo politico, anche, diciamo, extraparlamentare, diciamo. E a parte questo, sì, non lo sono stata, però ho avuto un'educazione, questo lo devo dire, anche se era molto protettiva, poi una volta fatti i 18 anni, un'educazione basata sul fatto che fosse importante per una donna essere autonoma economicamente. Devo dire che la mia famiglia, sia mio padre che mia madre, mi hanno mantenuto agli studi. Io sono una donna bianca privilegiata, questo bisogna dirlo, e ho avuto l'opportunità di studiare perché mi hanno consentito, aiutandomi finanziariamente i miei genitori allo studio, e mi hanno proprio educata all'autonomia. Quindi questo è importante. Io non ho quindi un'educazione al matrimonio, anche se poi mi sono sposato, ho due figli e sono molto contenta anche di questo. Ho un'educazione dove appunto ho avuto un'educazione dove si insisteva sull'importanza dello studio e per essere autonome economicamente, cioè in qualche modo libere, no? Ecco, perché sappiamo che è importante l'economia, si parla, questo è uno dei punti proprio anche sui quali insiste Non Una di Meno, no? L'autodeterminazione della donna. Che significa autodeterminazione? Significa poter scegliere, no? E quando possiamo veramente scegliere? Quando anche abbiamo ovviamente un modo di sostentarci economicamente, non ci dobbiamo appoggiare al marito o le figure del passato, no? Si appoggiava al padre, al marito. Invece questa cosa per fortuna l'ho avuta. Ora, Non Una di Meno entra quindi nella mia vita a 50, quindi i movimenti, diciamo, questo attivismo entra nella mia vita nel momento in cui io sono una donna matura, quindi ho già costruito tanto, e in qualche modo un po' la sconvolge, no? Perché mi pongo le domande che poi sono quelle che abbiamo detto prima del titolo del film. Non Una di Meno quindi è un movimento, in che cosa lo distingue dal passato? Ora, io ovviamente parlo dal mio punto di vista, così come faccio nel film, cioè il film non vuole ripercorrere la storia del femminismo, ma non perché sia una brutta roba, è una cosa bellissima la storia del femminismo, anzi ricordiamoci sempre che forse anche io stessa, se ho potuto studiare all'università, lo devo a una femminista, cioè lo devo alle lotte che sono state fatte nel passato, e questo lo dovremmo ricordare un po' tutte. Anche il diritto di voto, no? Tutto questo viene dai movimenti che ci hanno preceduto, gli anni 70, ma anche prima, è da tutto un secolo che insomma in Italia e in Europa si lotta per i diritti delle donne. Però, Non Una di Meno, che cos'è che porta di nuovo? Allora, dico quello che posso dire io, ovviamente. C'è ovviamente una cosa importante che sono praticamente le soggettività LGBTQI più, che sarebbe, diciamo, il fatto di tenere conto degli altri generi e quindi delle soggettività fragili, no? Che sono rese fragili dal patriarcato che ancora esiste. Ecco qual è anche l'inganno, pensare che non esista invece esiste, no? E Non Una di Meno quindi ha questa valenza anche un po' queer, no? Quindi c'è anche questo, sicuramente, probabilmente è una grande novità. Un'altra novità di Non Una di Meno è quella di proprio aver scritto, forse questa non è proprio una novità, però in qualche modo proprio Non Una di Meno risponde al piano che esiste istituzionale, no? Contro la violenza alle donne, o diciamo a varie istituzioni che si muovono, vorrebbero muoversi per colmare, sembra che si muovano per colmare questa lacuna. Non Una di Meno appunto propone un piano, no? Lo scrive proprio nel 2017, un piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e violenza di genere, per cui già include, no? Il discorso queer. E quindi questa progettualità scritta, no? Questa analisi che viene fatta da Non Una di Meno, che poi approda a questo piano scritto, sicuramente è qualcosa, forse non proprio una vera novità, perché non è che le femministe non avessero scritto in passato, hanno scritto, però è come se
in qualche modo, ecco, forse anche questa è la novità, in una di meno confluissero le diverse anime del femminismo, perché quando parliamo di femminismo anche questo è un po' un problema, no? Femminismo non è una chiesa, no? E non è neanche una unicità. Si parla di femminismi che anzi nella storia hanno preso diverse strade, quindi c'è stato anche un po' uno scollamento, no? A volte anche dei conflitti, diciamo, interni. Però questo non è meno, c'è questo obiettivo comune, almeno questo è quello che io ho potuto vedere in questi anni, poi ovviamente ci saranno sicuramente lungo il percorso state delle fuoriuscite, delle nuove entrate, no? È difficile mantenere insieme tante anime, però ci ha provato, non di meno, ci ha provato, continua a farlo, quello appunto di cercare di non escludere nessuna. Quindi forse in questo tentativo di non essere un partito, non essere un collettivo, ma essere una rete, che appunto siamo poi nel 2021, quindi col digitale, quindi probabilmente anche questo aiuta molto questo movimento, e questi, quindi questo cercare di mantenere dentro le differenze dei femminismi e nello stesso tempo anche questa valenza queer, forse è l'aspetto nuovo. Ecco, questo lo dico dal mio punto di vista. Questo E poi cercare di tenere insieme le differenze ha a che fare anche con, diciamo, un conflitto intergenerazionale. bella domanda questa. È chiaro che c'è, quindi l'Una di Meno non solo ha tante anime, ma anche tante generazioni, perché dentro l'Una di Meno alla fine io ho incontrato giovani che aderivano ovviamente magari alle manifestazioni, poi magari alle assemblee, però anche alle assemblee qualche volta c'erano delle sedicenni, delle ragazze di 16 anni o 17 anni, quindi proprio giovanissime, e però ci sono le ventenni, ci sono le trentenni, ci sono le quarantenni, le cinquantenni come me, ma ci sono anche le settantenni come Lea Melandri, questo per dire, io ho visto all'interno delle assemblee, dico Lea Melandri per dire un nome a tutti noto, ma moltissime altre femministe, diciamo, che oggi hanno più di 70 anni o 70 anni o più di 70 anni. Lea Melandri ha da poco festeggiato gli 80 anni, quindi Lea Melandri ha visto proprio un arco molto ampio, ed è stato bello poter vedere alle assemblee proprio questa componente generazionale di diverse epoche, no? Anche perché la cosa che ho notato, che mi ha molto colpito, era proprio questo atteggiamento, per esempio, lo dico per Lea Melandri, di stare un passo indietro. Quindi non c'è stata questa cosa, no, da veterana, no? Quindi io so e quindi vi guido. Non è stato questo l'atteggiamento che io ho visto e che mi è molto piaciuto, ma è stato un atteggiamento di ascolto di queste nuove istanze anche, di queste nuove energie. E quindi io veramente ho vissuto questi anni con grande stupore e devo dire che mi è piaciuto molto questo atteggiamento anche delle più grandi, no? Delle donne, e anche quindi questo dialogo difficile tra le generazioni, chiaramente difficile, però che trovava sempre delle forme. Ecco, questo è sicuramente anche un'altra componente importante del movimento. E poi c'è lo sciopero, giusto, che mi Lo sembra un'altra delle grosse novità e ciò che tu hai seguito con molto entusiasmo. Certo, anzi, proprio perché l'hanno dichiarato sciopero l'8 marzo, io sono andata, sennò questo film non esisterebbe. Cioè, io l'8 marzo del 17 ho letto sui giornali, non mi ricordo, insomma, in rete, la parola sciopero, cioè questa non è una festa, se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo, mi ricordo proprio lo slogan, no? E fu una cosa che io approfondì la lettura dicendo, ma che cosa significa? Perché le nostre vite non valgono? È un'altra cosa, un inganno, no? Io ero forse più ingenua, no? Cioè avevo attraversato anche diverse difficoltà da donna, però leggendole come difficoltà personali, anche questo è importante, no? Non sei sola, cioè forse le tue difficoltà non sono solo le tue, sono quelle che condividiamo, no? E io invece avevo attraversato questi miei 30 anni di vita, dai 20 ai 50 appunto, con una forma di solitudine, no? In certe problematiche, pensando che, oppure dai per scontato, eh sì, è più difficile, donne, però non ti poni poi veramente. Non mi ero posta io personalmente la domanda se si poteva fare qualcosa per cambiare, no? Forse proprio non me l'ero posta questa domanda, forse anch'io ero, come dire, ereditavo questa, come dire, falsa consapevolezza che i diritti fossero stati già acquisiti. È vero, ci sono moltissimi diritti noi abbiamo oggi rispetto agli anni 70, rispetto agli anni 50, eccetera, eccetera. Però ci sono due cose che ho capito. Una, che i diritti, e questo ce lo dice anche la legge 194, quella, appunto per l'aborto, una, che i diritti vanno comunque sempre difesi. Perché per esempio la 194 è una legge a rischio, ma non la 194, proprio il diritto della donna
di scegliere appunto se essere madre o, ne, o meno, quindi il diritto all'aborto, l'interruzione volontaria di gravidanza attualmente è a rischio, anche se legalmente c'è, però sappiamo che il problema degli obiettori di coscienza è un grosso problema, nel senso che se ci sono gli obiettori di coscienza nelle strutture e la Lombardia e Milano sono diciamo al vertice in Italia con un grossissimo numero di obiettori di coscienza, appunto viene negato un diritto. Allora non è che è vero che nella legge comprende il fatto dell'obiezione di coscienza, infatti questo è, però se poi in un ospedale sono tutti obiettori, quello si parla di obiezione di coscienza strutturale, e se poi non è un ospedale ma sono la maggior parte degli ospedali milanesi, dove va una donna che ha questo problema? Ecco, quindi vediamo innanzitutto che i diritti vanno difesi e che poi forse non tutti i diritti, come ce l'hanno raccontata, sono stati conquistati. E io sono particolarmente legata al problema della formazione. Primo perché sono docente, io insegno all'Accademia di Belle Arti, sono di ruolo da qualche anno, ma insegno da una vita, e quindi mi occupo della formazione superiore, però sono stata anche una studentessa, e sono stata una studentessa anche di filosofia, quindi ambito umanistico, e sono stata una studentessa liceale. Allora, io mi sono nutrita solo di un immaginario maschile, e mi sono laureata in una delle migliori università italiane, cioè filosofia a Milano, voglio dire, quindi non è che dice, ah però tu vieni da Catania e lì, no, io mi sono laureata a Milano, la mia formazione è milanese, e nella mia formazione milanese ho riscontrato, retrospettivamente, cioè oggi facendo un'analisi, magari su un momento non me ne sono resa conto, che assolutamente mi sono nutrita soltanto del punto di vista maschile. E qui è un po' lungo il discorso, perché c'è chi dice ma non c'è sesso nella letteratura, ma non c'è sesso nella poesia, ma non c'è sesso, e vabbè, non c'è sesso, però se devo, perché allora noi spesso è consuetudine pensare che i libri scritti da donne siano solo per le donne? Questa è una consuetudine molto diffusa. Io leggo tutti i libri maschili, cioè feci anzi devo dire nel 2000, e sette, mi sembra, un video che si chiamava Due o tre cose che so di lei, ispirato a un film di Godard, dove intervistai delle donne per capire la percentuale di libri scritti da donne che avevano nella loro libreria. Allora, questo inviterei tutti a vedere che percentuale abbiamo tutti i libri. Ecco, da dove viene questo? Viene da un filtro, viene anche dalla formazione, perché nel mio manuale di letteratura al liceo dovevo avere soltanto la Grazia Deledda? Oggi c'è Alda Merini, magari ci sono quattro nomi, magari ci sono, ma mancano le sorelle Bronte, ma manca tantissimo immaginario femminile, che non è solo per le donne l'immaginario femminile. L'immaginario femminile è l'immaginario dell'essere umano, che è fatto da donne, da uomini, e anche diciamo da trans, da gay, voglio dire, io voglio leggere, noi leggiamo per conoscere il mondo, no? E il mondo è composto da questa complessità. Ecco, quindi questo per dire un po' che la formazione mi sta particolarmente a cuore e trovo, diciamo, una grande responsabilità nel Ministero dell'Istruzione in questo, e anche nelle case editrici, cioè perché i manuali sono ancora così? Anche il manuale di mio figlio, non solo i miei manuali, mio figlio studiava la Rivoluzione Francese e, cosa che tratto nel mio film, mancano importantissime figure, come per esempio Olympe de Gouges, che comunque tratto nel libro. Non perché per rispolverare solo una figura del passato, perché Olympe de Gouges scrive la prima dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina nel 1791, e io avrei voluto leggerla a scuola, questa dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, perché non l'ho letta? Cioè, io mi sento, il terribile inganno è come se mi sentissi, come dire, ingannata da tutta la formazione che ho avuto. E perché una donna lo deve scoprire a 50 anni? Magari qualcuno l'ha scoperto prima, meno male, però voglio dire, cioè, siamo in un'epoca col digitale che si potrebbero fare circolare anche dentro la formazione scolastica le cose che ormai circolano in rete e che uno può trovare. Ok, a questo punto, giusto per spezzare un po' spostarci un attimo dalla tematica del film, una domanda che una parte del nostro pubblico piace sempre, visto che molti sono il cinema indipendente, il cinema underground, il cinema fatto con pochi mezzi, fatto magari self-made man, anche se adesso poi questa affermazione potrebbe essere ricontraddetta, ma passatemela almeno per l'occasione. Chiederei a Maria un po' come si muove lei tecnicamente per fare i suoi lavori, okay. Nel senso che ognuno ha delle preferenze tecniche sull'uso delle macchine, dei cavalletti, dei microfoni. Ecco, raccontaci un attimo okay. Come ti imponi tu, soprattutto su questo lavoro, più che su allora, cinema
Indipendente, l'hai detto, io faccio parte di questo cinema prima perché così sono libera di pensare, ma anche perché spesso parto proprio in modo indipendente, da sola. Questo mi capita, anche se avevo partecipato anche per questo film a dei bandi di scrittura, poi non li avevo vinti, insomma, lo sviluppo, la ricerca, di solito me li faccio da sola, ma è anche un vantaggio questo, a me piace molto perché così non ho problemi di tempo. E anche questo film, quindi, ha 3 anni di gestazione, anche il precedente è stato così. In questo caso il film è composto da due parti, le parti che riguardano la documentazione di Nulla di Meno, che ho fatto in prima persona con la mia camera, e adesso vi spiegherò più o meno il mezzo tecnico. E poi invece le parti girate da Sabina Bologna, direttrice della fotografia milanese, che ha girato le parti su di me. Quindi, in un certo senso, nel film si incontrano questi due tempi. Uno è il tempo dal 2017 al 2020, che io proprio seguo passo passo il movimento, e poi invece ci sono delle ricostruzioni, e questa non è una cosa per me nuova, lo avevo fatto anche in Gesù, Gesù è morto per i peccati degli altri. Ricostruzioni in questo caso riguardano semplicemente le riprese fatte su di me, nel senso che io durante i 4 anni che ho seguito Nulla di Meno ho preso, cioè scrivevo le mie riflessioni, no? Scrivevo le mie riflessioni. Poi queste sono andate a comporre, che ho ristrutturato la voce fuori campo, perché io nel film sono anche voce che accompagna il film, però è una voce fuori campo non, diciamo, dittatoriale, è una voce fuori campo che si pone delle domande, no? Passo passo, e io avevo questi appunti di queste domande che ho quindi ho potuto ripristinare nella voce fuori campo, questo è molto importante, è però un po' più complesso da spiegare. Le parti dove c'è la voce fuori campo partono da un luogo che è il mio studio, che è questo dove mi trovo adesso, che è quella che io amo chiamare la mia stanza tutta per me, cioè come Virginia Woolf diceva che una donna dovrebbe avere una stanza tutta per sé per creare. Ecco, io ce l'ho, sono una donna bianca privilegiata, con il mio duro lavoro sono autonoma economicamente e ho la mia stanza dove creare. E quindi con Sabina Bologna abbiamo fatto delle riprese con invece attrezzature super professionali. Ora non ricordo esattamente la macchina, però ovviamente sono macchine che girano in 4K, c'era lei, l'assistente, abbiamo approntato le luci, la fonica, cioè qui sono state fatte delle riprese cinematografiche, diciamo, con tutti i crismi, ecco, non per forza troppo indipendenti, cioè proprio con delle attrezzature e con le competenze di una direttrice della fotografia come Sabina Bologna, che ha fatto veramente delle cose molto belle. Invece io, quando mi muovo, quando mi sono mossa per tutto il film, per la documentazione, mi muovo come dire, una regista di reportage, mi muovo leggera, no? Vado a seguire, devo seguire manifestazioni, devo seguire assemblee e quindi devo avere un mezzo molto agile perché vado da sola, quindi non ho chi mi fa l'audio o chi mi tiene un cavalletto, cioè devo essere da sola, sono da sola. Io giro tutto sempre camera a mano e giro tutto sempre con l'audio del microfono direzionale che metto sulla videocamera, cioè non ho ho il Tascam, ma non lo tiro mai fuori perché praticamente non riesco a gestire la velocità che ci vuole in questi casi per andare a cogliere il più possibile tanto materiale e il momento giusto di quando ognuno parla o andare a fare le interviste. Per cui mi muovo, ve la faccio vedere che ce l'ho qua, con la mia camera leggera, in questo caso è, vabbè, il marchio non so se lo possiamo dire, lo diciamo, vabbè, una Canon che è una videocamera, non è una fotocamera, ed è una Canon CX10, quindi non ha le ottiche intercambiabili, questo per me è stato un vantaggio. Adesso sto in realtà transitando verso una mirrorless e speriamo bene, però con questa io mi sono trovata bene, cioè io faccio un lavoro con camera a mano dove mi appendo alla telecamera, quindi cerco una certa stabilità, non ho gimbal, non ho niente, cioè proprio io tiro fuori la macchina da una borsetta anche abbastanza anonima, cioè non sembro neanche una che sta girando un film, e questo mi piace. E con questa camera, ora non c'è, però ho un microfono, un bel microfono direzionale, io riprendo, ho ripreso tutte le parti di videodocumentazione, quindi mi consente una grande, è molto veloce questa camera perché è una camera da reportage, mi consente proprio di prenderla da lì, un attimo guardare, un attimo sistemare gli ISO, il fuoco, e vado. Ecco, quindi questo è il mio modo di fare le riprese ed è importante. Voglio dire, nel mio caso, andare molto addosso alle persone, cioè io comunque non sto mai anche in assemblea seduta, cioè io mi muovo continuamente, questo è uno dei problemi dell'età, no? Io ho i miei 53 anni, faccio molto yoga, mi alleno, eccetera, eccetera, perché comunque stare dietro una manifestazione di 4 ore o un'assemblea di 4 ore con l'attenzione desta, quindi muoversi verso tutte le interlocutrici che parlano, andare a fare inquadratura e soprattutto avere un buon audio, significa che proprio io torno a casa esausta. E dobbiamo anche considerare che io non è che ho una vita dedicata solo a questo, cioè molto spesso voglio citare, oltre la direttrice della fotografia Sabina Bologna,
voglio citare anche Federica Ravera che ha montato il film, siamo state in questa stanza a fare per 3 mesi il montaggio, ovviamente me ne ha dette di tutti i colori, perché io molto spesso ovviamente in questa velocità e nel fatto di stare addosso, cioè ci sono tantissime imperfezioni che si vedono anche nel film, che poi fanno anche il mio stile, diciamo, che a volte c'è il fuoco che non è sul volto ma è sul fondo, no? C'è queste problematiche qua. Però ecco, dobbiamo, dicevo sempre per un pochettino, come dire, rispondere a Federica Ravera che quando trovava queste immagini a volte diceva, caspita qui, dicevo, Federica, io ero arrivata a quell'assemblea che venivo da 3 ore di lezione all'accademia, i figli, le cose, cioè io arrivo sempre nelle situazioni dove vado a fare reportage che vengo con un bagaglio sulle spalle di una persona che ha anche una vita, no? Ecco, e quindi arrivavo proprio buttandomi, diciamo, nella mischia, e quindi una camera di questo tipo è molto utile, cioè deve essere veloce, no? Questo è il modo, il mio metodo. Ti vorrei fare una domanda un po' attuale perché, vabbè, come sappiamo, è un po' di tempo che purtroppo i social sono all'ordine del giorno per quanto riguarda ciò che si dice e come lo si dice, come si analizzano anche dei fatti di cronaca. Sono all'ordine del giorno le inchieste che ogni tanto vengono fatte sui gruppi Telegram che veicolano immagini pornografiche senza consenso. Sono all'ordine del giorno anche le gaffe dei presentatori in televisione e Sanremo non si è assolutamente risparmiato purtroppo da questo punto di vista. E mi è sembrato di capire che una delle azioni di Non Una di Meno vada anche in questo direzione nel momento in cui vanno a incontrare l'ordine dei giornalisti di Milano per cercare appunto di capire se si può fare qualcosa. E ti volevo chiedere se hai visto un'evoluzione su questa tematica negli ultimi anni e una domanda un po' più personale, se secondo te c'è qualcosa che noi persone possiamo, noi persone singole, no? Noi persone comuni possiamo fare nel nostro quotidiano per combattere la nostra piccola battaglia in questa direzione e provare a poco ad erodere dei fenomeni che ci portiamo dietro. Certo, allora come dicevo prima, è come, diciamo, è la cifra del film è quella di un immaginario che va cambiato, no? Perché è da lì, e l'immaginario si forma nel momento anche della formazione, no? Ecco, e quindi ci sembrano strane, in questo momento c'è il dibattito se dire architetto, architetta, piuttosto che no, declinare al femminile i lavori. Allora ci sono tantissimi lavori che noi decliniamo, per esempio, per prendere un esempio, e poi passerò anche all'ordine dei giornalisti. Noi possiamo fare qualcosa intanto modificando questo linguaggio che si è codificato con delle valenze prevalentemente maschili. Allora, ovviamente ci sono molti che dicono, ma che pizza, no? Questa cosa. Vabbè, sarà una pizza, però ci dobbiamo abituare. Non sono molti lavori declinati in modo femminile semplicemente per uso, perché prima c'erano meno ingegnere, donne, piuttosto che architette, donne, e quindi oggi diciamo che ecco, tutta questa cosa che tutti dicono però è cacofonico, no? Ci sono delle parole che dicono questa parola è cacofonica. Allora, è complesso il discorso, ora qui in poco tempo non so se riesco a dire cose determinanti, ma credo che sia importante invece abituarci a declinare al femminile le professioni se appunto le donne attualmente ricoprono finalmente moltissime professioni che magari prima per cultura erano, o perché ci sono stati limiti, le donne che non potevano studiare, questo andando sempre più indietro, no? Sono state appannaggio degli uomini. Io credo che sia importante invece, perché il linguaggio è come dire, accompagna, dal linguaggio, il linguaggio e il pensiero sono qualcosa che si fonde, e quindi modificando il linguaggio noi forse interveniamo anche sul pensiero, cioè cominciamo anche a pensare diversamente. Quindi intanto ognuno di noi sicuramente può fare qualcosa anche da questo punto di vista, cioè incominciare a parlare in un modo diverso, no? Utilizzando delle terminologie che noi per consuetudine, la donna con le palle, no? Non ci siamo rese conto fino a oggi, e possiamo benissimo anche fare un po' di attenzione, no? Ma non si tratta di censurarsi, si tratta di abituarsi a un linguaggio che sia rispettoso, no? Semplicemente anche di quello che è la realtà, non rispettoso solo della donna, rispettoso della realtà. Esistono, diciamo, addirittura ci sono le percentuali, diciamo, non mie, ma le percentuali delle statistiche, che le donne sono, il numero delle donne laureate è superiore a quello degli uomini. Poi però l'accesso alla carriera, delle cariche dirigenziali non è proprio così, è questo per consuetudine. Quindi vediamo se piano piano queste consuetudini cambiano anche con il modo di cambiare il linguaggio. Questa è una cosa. Poi
Poi mi dicevi che il discorso dell'ordine dei giornalisti. Allora, io ho documentato, c'è cioè nel film, quando non una di meno va all'ordine dei giornalisti lombardo, no? E per chiedere appunto come mai ancora quando si parla di femminicidi sono soltanto fatti di cronaca e chi ne parla con dei titoli che veramente raccapriccianti, che poi sollevano polemiche dopo. Ecco, da che cosa nasce tutto ciò, no? Noi abbiamo chiesto e diciamo che l'ordine dei giornalisti ci ha risposto, il presidente in particolare, che loro fanno molti corsi di formazione, ma non sono obbligatori. E allora non una di meno, che era lì presente a fare appunto queste domande, si chiedeva se si potesse mettere nella formazione dei giornalisti qualcosa che facesse riflettere proprio sulle terminologie da usare e anche sul fatto di non trattare solo i femminicidi come fatti di cronaca, no? Perché i femminicidi in Italia ce n'è uno ogni 3 giorni, non è un fatto di cronaca, nel senso che è successo una volta ogni anno. Quindi insomma, sicuramente ci è stato risposto che faranno delle modifiche, porteranno il problema e sicuramente questo verrà fatto. Però a cambiare continuamente, cioè completamente, diciamo, questa abitudine nella scrittura dei giornali, degli articoli, cioè, è responsabilità sicuramente dei direttori, anche delle testate, perché allora perché c'è un direttore, una direttrice, una testata? Per vedere anche se no, si mantiene un livello di decenza anche nel racconto delle cose, perché poi la gente fruisce questi racconti in questi linguaggi assolutamente inadeguati e parla con questo linguaggio inadeguato. Vedete, è tutta una catena, no? Quindi il linguaggio ha una grande importanza. Chi dice, vabbè, ma che bene, in realtà invece dovrebbe riflettere su questo fatto. Noi siamo, il linguaggio è quello con cui noi comunichiamo l'esperienza di questo mondo. Allora, l'esperienza di questo mondo piano piano si modifica, ma si modifica, si deve modificare il linguaggio. Quindi sono assolutamente d'accordo. Non una di meno ha fatto questo incontro, non una di meno ha fatto anche un bellissimo lavoro sulla formazione che dal primo lockdown, che si chiama Fuori Classe, per esempio, no? Una specie di scuola alternativa che si può trovare online. Ci sono delle puntate bellissime dove in qualche modo si interviene sulla formazione colmando le lacune che non ci sono, che appunto esistono a scuola. Non solo per quanto riguarda materie che non esistono, ma anche all'interno di materie che esistono, come dicevo prima, no? Che bisognerebbe colmare delle lacune. E quindi ciò che proponi tu è un osservatorio surreale e le persone singole che si mobilitano per cercare di cambiare il proprio linguaggio e modificare la propria forza del Ognuno, pensiero. vabbè, io vedo che siamo in un bel momento questo, perché seguo che ci sono moltissime persone che parlano di femminismo, che il femminismo non è una cosa del passato, ma è proprio un modo di vedere le cose, innanzitutto, no? Proprio è una postura, come dire, no? E quindi intanto c'è questa cosa che sicuramente avendo più spazio, ci sono molte donne, mi riferisco, ci sono molte influencer in rete, sono contentissima, no? Che parlano di questo, non citerò nessuna però per non dimenticarne alcune, però veramente. Per fortuna ci sono moltissime donne che fanno questo e che sono seguitissime, quindi questo significa che evidentemente c'è una voglia, no? Di andare avanti, di cambiare, e questa è una cosa straordinaria, e anche una grande curiosità da parte delle donne, anche degli uomini. Abbiamo visto che ci sono anche delle manifestazioni recentemente degli uomini che appunto fanno, come dire, autocoscienza, cioè che dicono sì, è vero che in fondo c'è una società maschilista, perché noi lo dobbiamo dire solo noi, cioè, non è che è un'analisi delle femministe solo, è un'analisi della società, cioè le femministe lo dicono, meno male, per fortuna ce lo ricordano, ma basta poco a rendersene conto, no? Ecco, quindi non so se ho risposto alla domanda. Direi di sì. No, poi a proposito di quello che stai dicendo tu adesso, ci sono anche studi recenti su quanto il patriarcato influisca negativamente sugli stessi uomini, no? Su dargli dei ruoli all'interno della società che devono essere per forza quelli, su la gestione delle emozioni, della parte sensibile del sé che Allora, c'è sempre, bravissima, questa è una cosa molto importante, c'è sempre questa cosa, no? Che purtroppo le conoscenze, che poi già questa conoscenza, per esempio, oggi sappiamo che non c'è solo l'intelligenza razionale, ma anche l'intelligenza emotiva, cioè che l'emotività non è solo quella cosa della fragilità, l'emotività non è solo sinonimo di fragilità, ma noi proprio apprendiamo attraverso le emozioni, cioè l'emotività ha come dire, un ruolo importante, appunto si parla di intelligenza emotiva, no? E solo che il problema è che queste cose si scoprono, si sanno, ma poi
a entrare nell'abitudine, no? Quindi di non criminalizzare le emozioni o relegarle solo, come dice la Melandri, alla miseria femminile, no? Le emozioni appartengono, e quindi certo non si tratta solo di emancipazione della donna, si tratta di emancipazione anche degli uomini, si tratta di un'emancipazione proprio culturale, sociale, che non appartiene solo alle donne. Cioè, si tratta di voler andare verso un'altra direzione. Io in certe cose sono anche molto più radicale, penso che se siamo nella situazione disastrosa anche dell'ambiente è perché è stata gestita esattamente da una logica del profitto e diciamo che forse viene da questa logica razionale, che non è quella emozionale e che quindi andrebbe diciamo rivalutata. Sia nel femminile che c'è nell'uomo, sia dando l'opportunità alla donna, ovviamente, di esprimere la sua differenza anche in relazione a situazioni di potere. Perché appunto il problema del potere è stato visto sempre come potere maschile e la donna si è dovuta adeguare, cioè quando c'è un modello di scalata, diciamo, nella carriera. Non è che non ci sono le donne, però il problema non è solo, ci sono alcune donne, ma il problema è anche questo dover emulare un modello maschile. Invece le differenze tra uomo e donna vanno salvaguardate, ma questo non significa una gerarchia di valore o un discorso di inferiorità. Significa mantenere differenze. È difficile mantenere differenze, però insomma ci dobbiamo provare anche forse per salvare il nostro stesso pianeta. Proprio questo, no? Come si dice, quando noi diciamo le specie a rischio, oppure come salvaguardare la diversità, ecco, salvaguardiamola veramente, cioè a partire da noi stessi, non solo delle specie, delle piante, anche noi siamo appunto esseri della natura, no? E credo che Giulia abbia ancora qualcosa, poi avevo anch'io un altro paio di curiosità in conclusione. Sì, guardando il documentario ho cercato di immedesimarmi, diciamo, in una persona esterna a queste tematiche e ho pensato che in effetti c'è un problema di accessibilità del linguaggio. Nel senso, io posso anche capire che cos'è questo cis-eteropatriarcato, questa eteronormatività, ma una persona esterna, cioè, vede questo linguaggio come poco attraversabile, quindi non va ad allargare ancora di più la distanza tra chi avrebbe bisogno di avvicinarsi a queste tematiche e chi invece può insegnare. O comunque c'è già dentro. Allora, sì, questo è un problema che non è solo contemporaneo, ma è sempre un problema di sempre, no? Quanto le persone che poi sono dentro, no? Le analisi, no? Le riflessioni, che sono quelle che poi, delle quali noi magari ci nutriamo, anche se qualche parola non la capiamo subito, e quindi quanto sia importante l'aspetto pop, no? Popolare, poter parlare a tutte, no? E a tutti. Questo è un problema che non è importante. Allora, io nel mio ruolo ho preso proprio la posizione di fare un film a partire da me, proprio senza avere, a volte anche abbassandomi un po', perché magari certe cose, certe parole ho imparato a conoscerle. E sicuramente facendo un viaggio attraverso il mio film non si incappa in certe, come dire, esoterismo di certi termini, no? Difficoltà, perché io proprio faccio un lavoro anche con la voce fuori campo dove mi problematizzo certe cose o quantomeno cerco di parlare a una platea ampia, no? Non solo alle addette ai lavori, anche perché le addette ai lavori non hanno bisogno del mio film, cioè c'è bisogno del mio film negli ambienti dove ci sono tanti equivoci, no? Sulla parola femminismo, sulla parola patriarcato, sulla parola su che cosa rivendicano le donne, no? Il mio film. Mi hanno scritto delle persone che l'hanno visto, dicendo, io non avrei mai pensato, perché forse sono riuscita a mantenere un linguaggio semplice. Allora, non possiamo pretendere che tutte le persone, per esempio le femministe che lavorano anche a livello intellettuale, scrivendo dei libri, cioè, siano semplici. Allora, è come dire che anche i filosofi, le filosofe del passato hanno scritto per tutti, hanno scritto con il loro linguaggio, che ovviamente in alcuni casi era ermetico, ma poi piano piano c'è una permeabilità, no? Piano piano si spera arriva anche agli altri, per cui io non me la sento di dire,
Cioè, è chiaro che anche un'ambizione, me lo ricordo anche in assemblea, di Non Una di Meno, era quella di parlare alle donne, alle lavoratrici. Questa è un'ambizione, cioè Non Una di Meno non è che vuole parlare a se stessa, però è chiaro che ci sono dei momenti in cui escono anche dei termini forti, dei termini nuovi, dei termini difficili. E piano piano ci approprieremo di questo. Io riesco a dire delle cose che si possono dire con altre parole, senza coniarne di nuove, a dire che io sono una donna bianca privilegiata e questo lo capiamo tutti. Poi se eterosessuale, fino a qua ci arriviamo. Poi se devo dire cis, poi lì magari ci si confonde, però anche cioè, ognuno parli con il linguaggio che ha. Sicuramente dentro Non Una di Meno c'è la voglia, ma ho visto anche la capacità di arrivare a tutti i tipi di persone. Però ovviamente poi se uno si focalizza nel discorso che fece quella donna magari in quell'occasione, che magari ha tirato fuori 10-15 parole nuove e sconcertanti, ci sono anche quei casi, però non me la sento di limitare a questo, no? Ci sono vari aspetti, c'è la persona più intellettuale, c'è la persona più diciamo che gestisce i rapporti con le persone magari in modo più semplice. Sì, secondo me questo è molto importante, anche perché mi ricordo ero rimasta sconvolta, credo sia stato un annetto fa o un paio di anni fa, di un'esternazione di Arcilesbica Nazionale che era stata veramente assurda nel momento in cui avevano preso delle posizioni sul fatto che solo le donne fornite di utero fossero donne e che quindi potessero godere di certi diritti. Quindi secondo me, Non Una di Meno. Almeno, cioè, da questo punto di vista sicuramente ha creato una cesura forte rispetto ad alcuni movimenti precedenti. Però un'altra cosa che ti volevo chiedere, non ho ben capito cosa insegni tu ed ero curiosa di chiedertelo, ma ti volevo chiedere se nel tuo percorso anche di insegnante ti sei incrociata con delle documentariste giovani, che percezione ne hai avuto, perché noi abbiamo anche un festival di cortometraggi e ci capita spesso di incontrare autrici giovani e ci fa sempre piacere anche magari sentire da loro quello che succede nel loro mondo, no? Come se la cavano, e volevo chiederlo anche a te, ecco. Allora, sì, io insegno all'Accademia di Belle Arti, ora sono di ruolo e insegno all'Accademia di Belle Arti da 20 anni, ovviamente a contratto prima, poi ho vinto il concorso 5 anni fa, dopo tanti anni di precariato, però ho sempre accompagnato la mia attività di docente con la libera professione, perché io comunque ho esercitato la professione di regista in campo commerciale per la moda, insomma, ho fatto di questo non solo il lavoro artistico, diciamo. E insegno linguaggi e tecniche dell'audiovisivo, ovviamente, insegno cose che mi appartengono, quindi io insegno tecniche di montaggio, ho un corso sul documentario, ho un corso sulla cinematografia contemporanea, di questo mi occupo. Tantissime donne ci sono nei miei corsi, certo, assolutamente, io incoraggio donne e uomini e soprattutto è importante dal mio punto di vista fare vedere che c'è una cinematografia anche fatta da donne, senza con questo dire che la cinematografia delle donne è per le donne, no? Però voglio dire, cioè, dare risalto anche magari, anche lì i manuali di storia del cinema occultano delle figure femminili, ma magari, ripeto, ma non si capisce perché. Però non ci sono alcuni nomi che sono poi importanti, ecco, quindi io cerco anche di dare rilievo a nomi di donne, visto che esistono, e sicuramente vedo moltissime giovani che si avviano sia verso il documentario che verso la fiction, perché entrambe le cose appartengono al mio insegnamento, e assolutamente trattiamo, ovviamente nelle mie visioni, ci sono anche delle visioni che magari in altri contesti non si vedono, lo so, per me Il corpo delle donne, che è un documentario straordinario, molto importante, è un documentario che io faccio vedere, no? E quindi spesso ci si sconvolge, come anche faccio vedere il lavoro di Gandini, Videocracy, che ci fa vedere un po' come una grossa responsabilità hanno le televisioni private del ventennio che ci sta alle spalle nel divulgare un'immagine della donna assolutamente sessista. Che 20 anni non sono poco, eh. Quindi l'immaginario di cui parlavo prima è sulla formazione, ma anche sulla visione. Quindi, insomma, adesso ne siamo un po' usciti da questo momento così fortemente sessista, dove si è scambiata l'emancipazione della donna con colpo grosso. Voi siete giovani, forse non ricordate, però voglio dire, il fatto che la donna sia libera e deve stare lì a fare vedere le tette. O tantissimi altri programmi che sono veramente fortemente sessisti, c'è stato un grosso equivoco, no? La mercificazione del corpo della donna, quindi a che cosa ha portato? Ha portato a credere questa cosa una cosa naturale e quindi anche lì l'immaginario si è orientato a considerare naturale,
e la vendita della merce unitamente al corpo della donna. Insomma, è un po' lungo qua il discorso, però io faccio riflettere ovviamente sui meccanismi del linguaggio audiovisivo ed è chiaro che il tema della mercificazione del corpo della donna rientra in quello di cui io parlo e quindi mi auguro che anche per altri questo rientri, perché il linguaggio televisivo è stato molto viziato da questa visione sessista per 20 anni, non per poco. Ancora oggi, no? Diciamo Sanremo, no? Cioè, non è che ne siamo totalmente usciti, è complesso. Modificare un immaginario è, allora, fare una rivoluzione è una cosa che, no? Subito esplode, magari. E poi, però, modificare un immaginario è una cosa molto più lenta, molto più lenta. Quindi lavoriamoci e su questo vorrei dire un'altra cosa. Si chiama Non Una di Meno il movimento di adesso. Ora non lo so se continuerà, si scioglierà, ma questo non avrà. Sia che non riesce a resistere o resiste, non lo so, lo scopriremo nel tempo, ma sempre movimenti sono movimenti perché poi si esauriscono per poi passare il testimone forse a un altro movimento. Però è importante che in questo momento abbia portato alla luce delle cose. Ecco, quindi ora io non vorrei che uno pensasse: no, non mi vedo il film perché non sono di Non Una di Meno, o mi vedo il film perché sono di Non Una di Meno. In realtà si tratta, Non Una di Meno è anche un pretesto, per me è stato un pretesto per riflettere su alcune cose, ed è anche un pretesto, diciamo, storicamente oggi uno può anche, non è che tutti dobbiamo essere di Non Una di Meno, però Non Una di Meno ha sollevato delle tematiche, le ha sollevate nel 2000, alla fine del 2016, quando ora è molto pretesto. Quindi per me una gratitudine infinita a questo movimento, qualsiasi sia poi l'evoluzione. Ecco, questo è importante dirlo. Non so se Giulia o Carlo abbiano una domanda in conclusione, ma ti dico, ti faccio la mia in conclusione. Ti volevo chiedere se è cambiato qualcosa nella tua percezione dell'essere madre dall'approccio a questo movimento. Allora, io sono madre di maschi, di due maschi, quindi ho una grande, come si dice, una mamma di maschi ha una grande responsabilità. Riflettevo in questo periodo e non è sicuramente semplice per un figlio avere una mamma femminista. Questo, non voglio mettermi solo, schierarmi solo dal fatto della mamma che ha due figli maschi, ma anche da parte dei figli maschi, perché poi i figli maschi vivono in un contesto, no? E quindi sono i primi portatori di istanze che magari invece proprio in quel contesto sono tutti magari più sessisti, non lo so. Allora, loro non sono mai stati, cioè, sono cresciuti con questa mamma che gli faceva fare le cose che facevamo tutti, no? E nel film c'è la figura di mio figlio con il quale io ho un dialogo, quindi si può capire tutto da quel dialogo. Però mi rendo conto che a volte si sono sentiti come un po' tutti gli uomini si sentono, c'è questa cosa strana, che gli uomini si sentono tutta la responsabilità del maschilismo del mondo. Vabbè, cioè, possiamo andare anche cauti, sentitevi la responsabilità del vostro maschilismo. Quindi a volte magari questa mia figura che poteva essere un po' dura su alcune tematiche, magari loro se la sono sentita a livello personale. Io non ho fatto un discorso anche a livello personale, però è difficile questa cosa a volte da distinguere. Non lo so, io credo sempre che ho una mia personale visione che non c'entra col femminismo, no? Che è complesso il rapporto con la madre. Perché comunque la madre è colei che ti ha generato, e questo lo dico in relazione a chi mi viene alle spalle, cioè mia madre e a me come madre, no? Per cui non c'è solo un discorso legato al femminismo, ma proprio a questo discorso di in qualche modo liberarsi di questa figura che è la madre, che è sempre una figura straordinaria, ma anche molto ingombrante, ma non perché sia invadente per forza, ma perché è ingombrante proprio essenzialmente. Veniamo da lì. E quindi dico sempre che la madre va uccisa due volte. Quando si dice, no, che ogni figlio deve uccidere, figlie, uccidiamo i genitori per poter crescere, e credo che le mamme vengono uccise però due volte. E questo non lo dico solo perché sono madre, ma lo dico anche come figlia, che buon'anima mia madre, c'è un lavoro di distacco più complesso con la figura materna, no? Però questo è un discorso un po' più ampio. E forse ci tocca fermarci, giusto? Ci diceva Andrea in regia che fra pochi minuti Zoom ci butta fuori e rischiamo di perdere Allora, la prima che si butta fuori, io vi registrazione. voglio ringraziare tantissimo, che ci tengo molto, e perché questa è la prima intervista che mi capita di fare. Il film è uscito da poco ed è su Infinity, che aspettiamo la riapertura delle sale. Volevo comunque citare, che non è venuto così il nome, Gabriella Manfrè, che è la produttrice del film, che è Invisibile Film, mi ha accompagnato nella mia opera prima, che è Gesù è morto per i peccati degli altri, e ancora ha creduto in me in questo film. Quindi insieme abbiamo fatto il crowdfunding, lo abbiamo vinto, e se il film Anch'io, oggi Gabriele, ho la fortuna di lavorarci. Se il film esiste, io devo sempre
grande gratitudine a Gabriella, mia grande compagna di strada nella creazione dei film, quindi la devo assolutamente citare. E ci trovo anche Stefano Chittoni, che è stato il compagno di una vita, perché ha firmato parte della colonna sonora, che però è firmata da Thomas Humbaca, che firma la colonna sonora originale, ma Stefano Chittoni resta ancora con grande mio piacere, perché ho una grande stima per proprio la sua figura artistica, a parte il fatto che è stato il mio compagno per 20 anni, con la sua sensibilità come supervisione di tutta, io mi fido ciecamente, diciamo, quando poi andiamo al mix audio, della sua grande competenza e sensibilità artistica. Allora, grazie Maria Arena, speriamo di poter fare il tuo film in sala il prima possibile. Nel frattempo ci accontentiamo di rivedere questa intervista e grazie a Giulia Stilano e a Carlo Strata per essere stati con me, grazie ad Andrea Pedrazzi in regia che ci ha sostenuto e speriamo di vederci presto. E nel frattempo mi sembra di capire che l'8 tu sarai in piazza e chissà nelle piazze delle nostre città cosa succederà. Grazie Infatti, mille. grazie Chinodromo e a tutte voi e a tutti voi. Grazie. Buon pomeriggio, buona serata o quello che è.